Lavoro di 50 anni di lavoro. Dopo si Ecco, la sto riprende. riprendendo già adesso. Ecco, infatti stiamo vedendo Quella. la medaglia d'argento, 25 anni, l'ha presa a Roma e questa a Firenze, 50 anni. Lei si è trovato giovanissimo, in pratica, nel 47. Nel 47, sono del 31, avevo 16 anni. Quindi giovanissima ha iniziato questo Come lavoro. assunto. Dal 47 sono assunto solo sul libretto paga, sul libro Ecco, paga. però Insomma, è uscito. era insieme a qualcun altro, non è che l'hanno lasciata da Beh, sola. sì, con Arturo, lo chiamavano il sordo, ora il nome non me li ricordo più, ma c'era il Morino, il Pieve, ce n'era tanti. Mio papà, Che facevano di l'operatore. Narciso. Erano tutti operatori. Operatori, maschere, custodi. Quindi lei conosceva già bene Eravamo un l'ambiente. 75 75 personale, e con me così tanti. perché eravamo tutti in cinema di Viareggio. Ogni cinema, ogni cabina doveva avere due operatori e un cambio per la cena. La maggior parte si mangiava la cabina perché il cambio c'era. C'erano due operatori e il pompiere fisso, perché finiva in fuoco le pellicole. Del resto abbiamo visto anche nel film Ritornatore, no? Questa Sì, nostalgia ma il tornatore è moderno. per la pellicola. Ah sì, il nuovo cinema Sì. Paradiso. È la mia vita, guardate quel film lì, è la mia vita. Infatti La io. famosa contemporanea in bicicletta si faceva Sì. con l'Elena e il Puccini. Allora c'era l'Elena Puccini. Alfredo, io non c'entro, tua moglie mi ha detto di portarti a mangiare. Dammi qua. Ce l'ho detta a mia madre, che non me l'avevi dato tu le pellicole, che non era stata colpa tua. A me mi pareva uno scherzo che le pellicole prendono fuoco. Solo questo ti volevo dire, me ne vado. Toto, vieni qua. Avanti, vieni qua. Dabra, assieti. Oh. Sentimi bene a quello che ti dico. Io ho cominciato questo mestiere a 10 anni. E a quei tempi non è che c'erano queste macchine moderne. Le pellicole erano mute. Il proiettore girava a mano, proprio così, con la manovella. Tutto il santo giorno a girare la manovella. Ed era così dura questa manovella, che se uno si stancava un poco e perdeva la velocità, in un colpo, boom, se ne andava tutto a fuoco. Allora perché non me l'insegni pure a me? Ora che non c'è più la manovella viene più facile. Perché non voglio, Totò. Tu non lo devi fare questo lavoro. Sei come uno schiavo. Te ne stai sempre solo. Ti vedi 100 volte la stessa pellicola perché non hai altro da fare. E ti metti a parlare con Greta Garbo e te rompovere come un pazzo. Lavori come uno scecco. Perdi giunta alle feste, a Pasqua, a Natale. Solo il venerdì santo sei libero. E sentami, se a Gesù Cristo non lo mettevano in croce, pure il venerdì santo si travagliava. E allora perché non cambi mestiere? Perché sono uno scimunito. Quanti altri in paese lo sanno fare l'operatore? Ancora. Solo un cretino come me lo poteva fare. E poi io non ho avuto fortuna. Allora, vuoi fare il minchione come a mia? Eh? Rispondi. No. Bravo Totò. Bravo Totò. Io lo dico soltanto per il tuo bene. Io sono qua dentro, muore di caldo d'estate e muore di freddo d'inverno. Respiri fumo e gas. E alla fine ti guadagni una miseria. Ma non ti piace proprio niente di quello che fai? Con il tempo uno si abitua e poi quando senti da qua sopra che il cinema è pieno, la gente ride e si diverte, allora sei contento pure tu. Ti fa piacere che gli altri ridono. È proprio come se fosse tu a farle ridere. E gli fai scordare le disgrazie e le miserie. Questo mi piace. Ha
Ma allora che ho parlato, turco? Che guai? Chi sta taleando? Fai finta di darmi ragione, appena mi giro fai come ti pare. Ha ragione tua madre, un pazzo sei. Sì, pazzo. Ma come ha fatto sto figlio a bottare? A forza di guardare. Sì, proprio la mia vita, guardate. Infatti mi ricordo venne su in cabina tornatore, il regista del film lì, e mi trovò al buo che piangevo. Venne a trovare la tornatore? Sì, venne su a trovarmi, a dire che la proiezione era stata buona, e tutto, mi trovò al buo con le lacrime all'occhio. E ci credo, è una vita per lei, ha rappresentato una vita. La mia vita. E magari si mettevano un sacco di una palla e poi si metteva sul manubrio della bicicletta, e in bicicletta si arrivava al Puccini, si portava il primo tempo e il secondo tempo si portava di là. Nell'attimo facendo un documentario, con una macchina sola. La tornatore venne per l'anteprima del suo film? Venne, sì, fu premiato il suo film lì, no? Nuovo Cinema Paradiso. Sì, al Nuovo Cinema Paradiso fu premiato, ma Tornatore ha avuto successo quando ha vinto l'Oscar, e qui fu scartato da 2 o 3 premi, mi sembra. E poi vinse l'Oscar a New York, l'Oscar in America. E da allora è diventato più famoso. No. Poi quando è cominciato a venire, che le pellicole pigliavano fuoco, che film in automatici, le macchine non andavano in sala, andavo giù in galleria, tanto la cabina andava da sé. Poi andava a fare 4 chiacchiere con... E poi abbiamo cominciato noi operatori ad andare giù a fare, a tappare anche i biglietti, perché era tutto automatico. Poi io sono venuto in pensione e l'estero. Quando è che ha iniziato a essere tutto automatico? In semiautomatico è cominciato nell'84-85, mi sembra. Quando sono entrate le Bertuccelli, dopo 2 o 3 anni è cominciato a venire il semiautomatico, cioè era un affarino che si metteva della Gigini, che è un'altra ora che è quasi automatico, c'è ancora. E erano tipo robot che mette in macchina, però bisogna andare su e rigirare la pellicola e rimettere a macchina. Poi venne l'automatico che girava avanti e indietro le pellicole, 2 macchine, una avvolge, una riavvolge e via. E quindi ha facilitato il lavoro? Poi è venuto il digitale, finirà il disco e fino alla sera che non vai a spengere tutto non c'è più. Se non si spenge, succede qualcosa, vai via la corrente. Dopo in pratica con le multisale basta un operatore? Com'è? Eh sì. Ma anche prima battavano 2 operatori, perché le multisale sono fatte in maniera che la cabina le piglia tutte. Capite? Come se fosse all'Eden, per esempio, ci fosse una multisala. Sì. E la cabina è lunga, perché quanto è largo l'Eden è larga la cabina. Puoi fare tutte le proiezioni contemporaneamente che sì, vuoi. C'erano le sale in maniera... quelle che nascevano, io sono andato a vedere da Roma 3 o 4 annate, e quelle invece fatte nei vecchi teatri, allora sono un paio di cabine, perché ce n'è magari una galleria, veniva la sala, una platea veniva la sala, una palcoscenico veniva un'altra sala. Secondo te Viareggio è una città adatta per le multisale o no? Ma io dicevo di no, ora sì, ma prima dicevo di no, perché la multisala era la passeggiata. C'erano già le sale? Ora sì. Ma non tipo Goldoni che fa ride, no, perché sono due saletti. Tipo quelli che vanno in un centro commerciale come la vorrebbero fare, come ogni tanto leggo sul giornale che hanno comprato il terreno, che pensano di fare la cittadella, sì, leggo sul giornale. Dov'è la Coop? Sì, mi sembra, Allora sì, perché ci fanno un grande parcheggio. Viareggio ora la passeggiata di sale ce ne è rimaste 2. E parcheggi è un problema. Che è una multisala là e comincia a darci quello voglio. Dovrebbe essere almeno 4 sale di proiezione nello stesso edificio. Come minimo sì, minimo sì. Non come per esempio al Goldoni che ci sono. Goldoni sono quei famosi cinema trasformati. Il Goldoni era un teatrino. Sì. E dove la galleria c'è stata fatta una sala. Dove la galleria c'è stata fatta un'altra sala. Ecco. Visto che siamo a Goldoni, te hai avuto un'esperienza anche a Goldoni. In che periodo ci sei stato?
Ci sono stato quando si sposò Lamberto, l'operatore del Goldoni. Ci sono stato una quindicina di giorni che si passava per andare in cabina, si passava da un, dietro il bar, è presente il bar di via San Francesco, no? Dietro c'era una porta, credo che ci sia ancora, una porta di ferro, ora c'è un magazzino, che lì si andava in cabina. Senza nemmeno passare dall'ingresso principale? No. Era a sera cabina. A te mi è capitato a volte che la pellicola non arrivasse in tempo? Quando si faceva la contemporanea. Bocci, ecco qua, questo è il primo tempo. Fai presto che tenga la sala gremita. Che fai? Fai presto, spiegati, su, avanti. Accendi il carbone, su. Un momento, fai presto, guarda che la gente sta protestando. Facete schifo, facete, silenzio. Che si fa, Totò? Che sono tutte incazzate! E che ho sei mezz'ora che aspettano! E che ci posso fare? Boh! Ma quando viene sto cornuto? Vai, come faccio? La pellicola su con te! I pezzi! Non mi preoccupa, mangiatelo qua! Calmatevi! Voi sapete che più avere un piacere di vedere questo film. E ho trascurato a mia moglie e l'ho lasciata a letto ammalata. Eppure non sono riuscito a vederlo. Se dentro 10 minuti non fate il film, ho rimborsato i soldi a me e a tutte queste signore. Con questo bastone mi vanno a macello. Vabbè, calmatevi, calmatevi. Mi fate dire una parola. Facciamo una cosa, vi faccio vedere il primo tempo un'altra volta. No, ma voi che volete? Vogliamo sapere come va a finire. So io come va a finire. Silenzio! Silenzio! Io il film l'ho visto, tutto l'ho visto. Ve lo racconto io come l'ho. Ma non perché saremmo fermati tra le poltrone o in pineta con una donna, come Europa Cinema, lì mai. È perché o bucavi o quell'altro aveva ritardato perché magari era partito tardi. Ma roba di 5 minuti, 6 minuti che sarebbe ambulata. In bicicletta? In bicicletta, sempre in bicicletta. Tempi eroici proprio. Sempre in bicicletta. Oggi non farebbe più nessuno. Le macchine che si smontavano, perché l'Eden aveva due macchine, però d'estate faceva una macchina, perché la macchina la smontavamo e la montavamo al Puccini, con cui ci si portava là col caretto. Che c'era lì dietro le poste, c'era un grande magazzino e noleggiavano caretti a mano. A lei ci vuole una passione che va oltre, diciamo, lo stipendio che prende. Io ci ho sempre avuto la passione. Cioè, uno lo fai solo per ce l'ho ancora, perché io sono sempre là.